Se i problemi sono questi, se la sfida è di questa portata, allora c'è una conseguenza politica. In nome di questi problemi, noi ci siamo impegnati a mobilitare una vasta area democratica e avanzare proposte politiche che possono rivolgersi a tutte le forze di opposizione, quelli di centrosinistra e quelle di centro, perché si prendano le loro responsabilità in un patto di governo e di riforme, perché non si sottraggano alla sfida per calcoli parziali o per pregiudizi che potrebbero portarci al risultato di rimanere nella palude di oggi. Un patto di governo e di riforme solido, serio e garantito, perché noi l'Unione non la rifaremo. Questo voglio ribadire. E se si parla dell'Italia e del suo futuro, si deve essere disposti tutti a scelte coraggiose, e queste scelte toccano anche a noi, al Partito Democratico, senza il quale nessun cambiamento è possibile. E per noi questo, attenzione, non è solo un orgoglio, è una responsabilità. La ricreazione è finita anche per noi. È una responsabilità. Ma mentre dico tutto questo, io aggiungo anche che la nostra vera alleanza, noi vogliamo farla con i cittadini e in particolare con la gente a cui vogliamo bene. Noi vogliamo bene a quelli che il pane se lo sudano, ma che possono guardarsi tranquillamente allo specchio. Vogliamo bene ai lavoratori che perdono o rischiano l'occupazione, alle famiglie inquiete per il futuro dei figli, ai precari, al pensionato che gira 3 supermercati per trovare la merce che costa meno, agli insegnanti che non si arrendono, agli imprenditori che non mollano mai, agli operatori della legalità che resistono, agli amministratori per bene che si appassionano alla loro comunità, agli studenti che sanno studiare e che sanno anche farsi sentire, ai volontari che diffondono gratuità e solidarietà, agli immigrati che lavorano qui, tirano la cinghia e mandano un po' di soldi alla povertà delle loro famiglie. Noi ci rivolgiamo a questi e a tanta altra gente così, perché solo a partire da loro e dalla loro condizione noi potremo fare un paese migliore per tutti. E detto questo, sentiamo anche che il nostro compito è fare in modo che la gente a cui vogliamo bene voglia bene a noi e ci veda alla testa di una riscossa che li riguarda davvero, concretamente. Noi abbiamo tanto da fare ancora per rendere chiaro quello che vogliamo, ma soprattutto abbiamo tanto da fare per migliorare quello che siamo. Un collettivo che deve sapere quel che la gente chiede oggi sopra ogni altra cosa ad una forza politica. Chiede sobrietà, onestà, rigore, semplicità, vicinanza ai problemi. Un collettivo che deve esprimere ovunque unità, responsabilità, generosità e affidarsi, come via via stiamo facendo, a quella nuova generazione che prenderà in mano il partito dei riformisti del secolo nuovo. E io vorrei rivolgermi, lasciatemelo fare, un saluto particolare ai giovani, ai giovanissimi in particolare, e sono tanti, che quest'anno hanno preso responsabilità di direzione nei nostri circoli, nelle nostre federazioni, in tante pubbliche amministrazioni. Grazie del vostro impegno e grazie anche alla nostra organizzazione giovanile, ai Giovani Democratici. Grazie, grazie davvero. Io vi chiedo
Chiedo a ciascuno di voi di resistere alla difficoltà, di metterci freschezza e coraggio e di avere fiducia nella buona politica. Fiducia nella buona politica. E un saluto particolare lo voglio rivolgere anche a tutti i nostri amministratori, con un abbraccio a tutti quelli fra loro che sono sotto minaccia delle criminalità e delle mafie. Il partito aiuti i nostri amministratori locali, messi su un fronte difficilissimo dalle politiche dissennate del governo. E i nostri amministratori ricordino che se rimane un solo euro in cassa, lo si spende per un servizio ai disabili o per un soccorso alla povertà, perché la crisi può distruggere la solidarietà e se non c'è solidarietà non c'è comunità. Non c'è comunità senza solidarietà. Care democratiche, cari democratici,